Allora, riprendiamo i lavori della seconda parte della seconda sessione. Prego a tutti voi di prendere posto. Allora. Allora, in questa parte della sessione sarà dedicata agli istituti centrali e quindi al ICCD, IQ e ICAR. Cominciamo con l'ICCD. Abbiamo chiamato a questo tavolo la dottoressa Simona Turco, che è funzionaria archivista, è per la precisione sia archivista che storica dell'arte, specializzata nell'ordinamento, nella conservazione, nella catalogazione e analisi di archivi storici di deposito e correnti, con particolare attenzione per gli archivi fotografici. È funzionaria archivista all'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero della Cultura e ci parlerà della fotografia tra prassi consolidate e prospettive di ricerca futura. Riflessioni sul metodo. A lei la parola, prego. Allora, grazie Mirko, grazie a tutti voi per essere venuti oggi e per aver voluto diciamo anche l'Istituto Centrale del Catalogo della Documentazione a questo tavolo. Diciamo, dopo gli interventi pensavo di mettermi un mirino addosso per, come dire, come punta, per puntare meglio. No, allora, scherzi a parte, diciamo, e ovviamente l'ICCD per sua natura è chiamato a rispondere ogni volta che si parla di catalogazione di fotografia, giustamente. Marina Miraglia nel 1999, ne abbiamo parlato, Mirko l'ha accennato prima di me, quindi non rientro, non ne avrei comunque parlato troppo della scheda F, della scheda FF, perché diciamo lo diamo un po' come dato consolidato, però in realtà io diciamo, per fare questo intervento mi sono andata a rileggere la prefazione della scheda F, del 1999 di Marina Miraglia, cosa che suggerisco un po' a tutti perché è sempre una bellissima lettura, e mi hanno colpito due cose di quello che diceva Marina Miraglia. Uno, la prima è una frase in cui la Miraglia parlava di catalogazione come di momento metodologico del riconoscimento dell'opera nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica, citando Brandi, Cesare Brandi, e mettendo a confronto la catalogazione con il restauro. E poi un'altra cosa che sembra così banale, ma poi alla fine leggendola, dice, Marina Miraglia individua la novità della scheda F nell'aver integrato fra loro due sistemi catalografici, quello bibliotecario e quello del settore storico-artistico, fino ad allora rigidamente distinti, che fino ad allora non avevano parlato. E ovviamente qui entra in gioco, diciamo, la mia formazione. Gli archivisti, no? Torniamo di nuovo su questa questione. Gli archivisti in realtà sono presenti sia nella redazione della scheda F sia nella scheda FF, e nella scheda FF, qui mi sono andata invece a rileggere l'introduzione, la parte introduttiva scritta da Tiziana Serena, e appunto dove afferma: dopo tre lustri di esperienze catalografiche è scaturita una diversa consapevolezza relativa all'urgenza di conoscere il corpo di quell'insieme di sedimentazioni in cui è inglobato il singolo pezzo fotografico, rappresentando una parte costitutiva non separabile tramite l'isolamento della superficie significante in cui risiede l'immagine. Allora, pensate al mio stress a venire qua a parlare dall'ICCD dopo Tiziana Serena, volevo morire oggi. Però, detto questo, ovviamente negli anni l'ICCD ha
attuato una politica di catalogazione e di descrizione dei propri fondi. L'ICCID, voglio ricordare che non è solo l'ente che detta queste norme, è l'ente che in realtà ha ereditato il patrimonio fotografico del Gabinetto Fotografico Nazionale. Facendo un riferimento a quello che diceva Tomasini prima, voglio ricordare che l'Enciclopedia Einaudi, uno dei saggi fondamentali, è proprio di Carlo Bertelli. Carlo Bertelli, ho avuto il piacere di intervistarlo a luglio di quest'anno, e per andare a intervistarlo ho studiato tutte le sue carte d'archivio. Carlo Bertelli diceva tutte le cose che stiamo dicendo noi oggi. Diceva che bisognava fare un censimento degli archivi fotografici, questo nel 1970 più o meno. Bisognava dare valore al lavoro dei fotografi, infatti era molto amato dai fotografi. Bisognava alle collezioni, ai fondi, agli archivi fotografici, parla di archivi fotografici insistentemente. Insomma, un personaggio lungimirante, un personaggio che già aveva, come dire, capito tutto, che viene purtroppo sostituito dopo pochissimo da Oreste Ferrari, che spinge l'Istituto verso un'altra direzione, quindi si cessa, diciamo, il ruolo del Gabinetto Fotografico Nazionale, nasce l'Istituto Centrale per il Catalogo e la fotografia paradossalmente assume un ruolo minore all'interno di quell'istituzione. Questo per dire cosa? Allora, Tiziana appunto prima faceva l'esempio, dice, mi sono andata a vedere il sito del catalogo, ve l'ho aperto, effettivamente sono 36 i fondi fotografici schedati con la scheda FF e sono tutti dell'ICCD. Cioè sono tutti nostri, non ci sono schede fondo di altri enti. E vi dico, questa è la scheda del Gabinetto Fotografico Nazionale che abbiamo fatto 2 mesi fa. E ho chiesto, diciamo, la collaborazione di Cinzia Frisoni, che immagino che conosciate tutti, e ha fatto un lavoro meraviglioso. Se vi va di andarlo a vedere, c'è tutta la storia del Gabinetto Fotografico, spettacolare secondo me, sia la storia del Gabinetto Fotografico sia il lavoro di Cinzia Frisoni, ma per dire che cosa? Che in realtà l'istituto stesso si era reso conto nel tempo che era difficile mappare, conoscere, avere coscienza di ciò che era conservato all'interno del proprio edificio. Noi conserviamo circa 7 milioni di fotografie, 2 milioni e mezzo provenienti dal Gabinetto Fotografico Nazionale, 5 milioni circa dall'Areofototeca Nazionale. Se fate 2 conti e immaginate, ipotizzate 12 euro a scheda di catalogo, capite bene che è impossibile anche solo, diciamo, considerare l'ipotesi di catalogare tutto. Allora, si è partiti da un progetto di indicizzazione, di descrizione del patrimonio fotografico, che non è la stessa cosa che la catalogazione, è la descrizione del patrimonio. Il nostro tema è quello di conoscere il patrimonio, perché ovviamente, a differenza degli archivi, perché è vero che noi dobbiamo imparare dagli archivisti, no? Perché gli archivi hanno l'abitudine di avere a che fare con tanto patrimonio e con grossi numeri, ecco, di patrimonio. Però è anche vero che gli archivisti hanno meno il peso della conservazione di quel patrimonio, perché la fotografia, non possiamo ignorare il fatto che è particolarmente fragile, e quindi noi dobbiamo assolutamente scendere item to item per capire cosa, dove andare ad operare, come conservare, dove operare prima, impostare progetti di conservazione. Quindi questo è imprescindibile. Dal 2013 è stato fatto un grosso lavoro di descrizione su un fondo, il Fondo Ministero Pubblica Istruzione, arrivato in ICCD nel 73, cioè Gabinetto Fotografico nel 73, ICCD nel 75 ovviamente,
Siamo riusciti dal 2013 ad oggi a descrivere quasi tutto il fondo Ministero Pubblica Istruzione, che conta circa 180.000 fototipi, descrivendo item to item con la descrizione e il riconoscimento di ciascuna tecnica fotografica, con un approfondimento critico, bibliografico. E quindi questo lavoro, scusate, eccomi, mi sentite? Sì. Questo lavoro che abbiamo impostato con... Vado? Continuo? Sì, ok. Questo lavoro che abbiamo impostato nel tempo ha dato vita, si sente? Se si apre, perché il risultato di questo lavoro, quindi l'interfaccia di consultazione pubblica del patrimonio, che diciamo di facile consultazione, che allora, adesso mi sentite? Sì. Forse sì. Sì, allora, questa interfaccia di consultazione che aiuta alla ricerca il pubblico con una serie di... questo è recentissimo, in realtà ancora non l'abbiamo presentato al pubblico, questa diciamo è una delle prime presentazioni pubbliche che facciamo, questo portale di raccolte fotografiche, anche qui parliamo di raccolte, io non sono molto d'accordo su questo termine, io preferisco appunto parlare di fondi o di archivi fotografici, perché di fatto, diciamo, nella mia esperienza lavorativa di quello si è sempre trattato, e che ha concesso di strutturare molti dei fondi dell'Istituto Centrale. Vi volevo far vedere una cosa, per esempio negli ultimi mesi, insieme alla redazione della scheda FF del Gabinetto Fotografico Nazionale, stiamo descrivendo tutto l'archivio del Gabinetto Fotografico, che conta circa 400.000 negativi, che peraltro stiamo anche restaurando, e con pochissimo tempo e diciamo concentrandoci, sì, è vero, cioè noi allora stiamo procedendo alla descrizione del singolo oggetto, ma tenendo ben presente quali sono le partizioni di provenienza. In questo caso, per esempio, per quanto riguarda il Gabinetto Fotografico Nazionale, noi ci siamo concentrati sui direttori, una cosa che in archivistica in genere non si fa, non si creano partizioni secondo i direttori, ma nel caso del Gabinetto Fotografico Nazionale in realtà i direttori hanno impostato molto, hanno dato proprio una direzione al lavoro del Gabinetto. Quindi abbiamo deciso di impostarle invece proprio così, quindi Giovanni Gargiolli, Carboni, Serra, qua c'è anche Claudia che ha lavorato su Luigi Serra, ma anche sulla creazione di questi alberi, come vedete, creando e lavorando sulle campagne fotografiche, quindi ricostruendo non la storia della fotografia o il monumento da cui è tratta la fotografia, ma chi quella campagna fotografica l'ha richiesta, quale soprintendente, quale motivazione, perché c'era stata, per esempio adesso stiamo studiando Carlo Carboni e la richiesta della Direzione Generale Centrale
di attuare e fare sul territorio delle campagne sulle terre redente dopo il 2000, dopo il, scusate, dopo la prima guerra mondiale. Quindi una serie di decisioni di come dire, di cambiamento di prospettiva che sta portando l'istituto a riflettere su, secondo noi, i parametri. Infatti negli ultimi anni l'ICCD ha messo in atto un processo di rinnovamento un po' a tutto tondo. Vi volevo dire questo ve lo leggo perché una parte un po' più lontana da me, ho paura di dire troppe stupidaggini, quindi l'attenzione dell'istituto si è spostata dalle modalità di composizione e della formazione dei dati alla messa a disposizione dei dati. Quindi quello che noi stiamo facendo oggi è non, cioè sempre che si occupa ovviamente di migliorare le schede di catalogo, le normative dei nuovi settori disciplinari, le 30 normative, c'è cioè la collega Maria Letizia Mancinelli che lavora, poverina, come 4 persone, anzi forse 10 anche, ma continua a lavorare su questo. Le normative sono mutate nel tempo, così come la scheda F, ovviamente abbiamo questa versione, la 4.0, oramai da pochissimo diciamo rivista, e si sono adattate appunto alle nuove esigenze descrittive. L'ICCD ha messo in piedi in questo modo, in questi anni, un sistema informativo di dati estremamente complesso. Gli ultimi anni si è puntato sul potenziamento di questo valore informativo, mettendolo a disposizione di tutti con la presunzione di fare del catalogo il nucleo fondante di un knowledge graph del patrimonio culturale. La scheda di catalogo è il risultato di un processo di conoscenza del patrimonio che inquadra ogni singolo bene in un sistema di relazioni e in un contesto storico critico. Diventa elemento di conoscenza perché viene inquadrato in un sistema complesso di relazioni. Le relazioni possono essere interne, cioè le schede sono fatte di relazioni interne, ma anche di relazioni esterne. E di più, ora questo sistema sta dialogando ancora con l'esterno. Quindi non dialoghiamo solo tra di noi, ma con sistemi nazionali e internazionali. Si è provato quindi a fare dialogare questo prezioso database relazionale con l'esterno sfruttando quelle che sono alcune tecnologie caratteristiche dei linked open data, il modo per descrivere i dati che l'ICCD ha scelto per rappresentare il catalogo. Si è provato a sfruttare queste tecnologie per creare automaticamente correlazioni con il mondo esterno, con altri dati disponibili. Sì. Dati di conoscenza sul patrimonio detenuti da altre istituzioni, sia a livello appunto nazionale, come vi dicevo, che internazionale, al fine di valorizzare il proprio patrimonio informativo. Valorizzare sia il significato del singolo dato, sia il significato delle relazioni dei dati. Quindi siamo passati alla valorizzazione del bene, alla valorizzazione dei dati sul bene. Vabbè, tralascio altri dati tecnici che altrimenti veramente diciamo rischio di far addormentare tutti, ma in ultima battuta diciamo la necessità di come dire del PNRR di cui abbiamo richiamato più volte in questa giornata ha fatto sì che diciamo la Digital Library ci richiedesse di fornire un modulo, un MIDF, si chiama, scusa, perdonateci per questi acronimi allucinanti, per la descrizione diciamo speditiva delle schede che dovranno essere redatte in questi giorni. Però la cosa più interessante che vorrei dire è che dal 20 settembre 2022, cioè più interessante per me, scusatemi, questa è proprio una cosa personale, con il direttore Carlo Birrozzi, l'architetto Carlo Birrozzi, ha istituito un comitato tecnico scientifico per il coordinamento delle attività per la realizzazione di una scheda descrittiva per la documentazione fotografica. È il comitato che citava prima Mirko, che è coordinato da un tavolo tecnico coordinato da Giovanni Michetti, che è docente di archivistica alla Sapienza,
e c'è la presenza dell'Archivio Centrale dello Stato, appunto con Mirko Modolo, c'è Claudia Baroncini della Fondazione Alinari, c'è l'ICAR con Pasquale Orsini, l'ICCD con la sottoscritta, la Fondazione Zeri con Francesca Mambelli, ed è un'esperienza davvero formativa, perché stiamo dialogando, stiamo cercando di capire, cioè abbiamo risposto a quell'esigenza, ecco, di dialogare con il mondo degli archivi al cospetto di esperti di dominio, e stiamo ragionando su ipotesi alternative, su modelli descrittivi generali e non più specialistici, cioè stiamo cercando di valutare ipotesi alternative che potranno, speriamo, portare a nuove, diciamo, a nuove esperienze future. Grazie. Grazie, grazie Simona. Nel ringraziare Simona Turco, chiamo al tavolo nel frattempo la dottoressa Ravelli dell'ICCU, e nel commentare appunto brevemente l'intervento di Simona Turco, volevo dire, certamente, anche se non si riesce a arrivare a una descrizione singola della fotografia singola, è imprescindibile, proprio per ragioni conservative di cui faceva riferimento prima Simona, procedere a delle sistematiche attività di censimento conservativo delle fotografie, degli archivi fotografici e negli istituti, che consentono da un lato, e ovviamente nel fare ciò non si potrà che passare in rassegna fotografia per fotografia, e che consentono da un lato di conoscere quelle che sono le tecniche fotografiche, e quindi, ma al di là di questo, la conoscenza delle tecniche fotografiche è ovviamente è una condizione necessaria e indispensabile per poter progettare interventi di conservazione e soprattutto per individuare delle priorità negli interventi di conservazione, che ovviamente fanno sempre riferimento, devono fare sempre i conti con scarsità di fondi, di personale, di tempo all'interno degli istituti stessi. E quindi è una considerazione su cui veramente mi trovo assolutamente d'accordo. E, per quanto riguarda il prossimo intervento, abbiamo con noi la dottoressa Elena Ravelli. Elena Ravelli fa parte dell'altro grande istituto centrale sotto il coordinamento della Digital Library. Elena Ravelli lavora all'ICCU dal 2005. Ed è coordinatrice dell'area di attività per il libro antico e dell'area di attività per gli standard, le norme catalografiche e la didattica. Ha partecipato a diversi gruppi di lavoro coordinati dell'ICCU, sia per l'elaborazione di normative catalografiche per SBN, in particolare le norme per la catalogazione del libro antico e della cartografia, sia inerenti alle attività di authority. E il titolo del suo intervento è la descrizione delle fotografie nel catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale. Prego la dottoressa Elena Ravelli. Buongiorno, grazie. Serve o mi sentite? Senza non mi sentite? Meglio, meglio così. Allora, grazie allora per l'invito e grazie soprattutto per l'organizzazione di questa interessantissima occasione di confronto. Per noi arriva in un momento propizio, perché l'ICCU sta lavorando proprio alle normative per il materiale grafico, che per la prima volta conterranno anche le norme per la fotografia. Io oggi sono qua non in quanto esperta di fotografia, ma proprio in quanto referente dell'area delle metodologie dell'ICCU. Voi sapete che l'ICCU ha fra i suoi compiti istituzionali quello dell'elaborazione delle normative per la catalogazione di tutte le tipologie di materiale presenti nelle biblioteche, quindi prevalentemente libri, ma anche quelli che da sempre sono definiti materiali speciali, quindi dagli spartiti alle carte geografiche, alle stampe, appunto anche alle fotografie.
E, a partire dal 2016 l'ICCU ha cominciato a pubblicare le normative su una piattaforma wiki liberamente accessibile, in cui le normative sono divise in due grosse sezioni. Da una parte abbiamo le norme relative al trattamento di informazioni e dati comuni a tutte le tipologie di materiale, e da questo punto di in questa sezione troviamo per esempio tutte le informazioni relative per esempio relative ai codici di natura bibliografica, quindi i dati, tutte le informazioni date in forma codificata, quindi dalle date, codice paese, lingua, forma e supporto e così via, ma anche tutte le normative relative alla registrazione d'authority o le normative relative ai codici relativi ai collegamenti fra risorse interne agli elementi di una risorsa, ma anche fra risorse differenti, o ancora le linee guida sull'indicizzazione per soggetto e la classificazione. Queste linee guida sono state pubblicate recentemente. L'altra grande sezione invece è quella, possiamo partire anche da qua, sono poi le norme specifiche per le singole tipologie di materiale, quindi libro antico, moderno, musica, audiovisivi, cartografia, mancano le normative per la grafica. Questo non perché l'ICCU non se ne sia mai occupata, perché l'ICCU ha già pubblicato nel 2012 le linee guida per la grafica. Ci siamo, però io non riesco più a avere la visualizzazione di prima, forse qua. Eccoci qua. Nel 2012 erano state pubblicate queste linee guida, che tuttavia non contenevano indicazioni per la fotografia. Questo perché allora si pensava di fare una normativa a sé, proprio perché la fotografia aveva delle caratteristiche talmente peculiari ed era così poco anche rappresentata negli standard che si era pensato di fare una normativa a sé stante. Poi non si è più fatto nulla, anche se l'ICCU, ripeto, già dal 99 aveva pubblicato un documento delle linee, un vademecum più che altro sulla catalogazione del materiale fotografico. Nel 2005 sono le linee guida per la digitalizzazione del materiale fotografico. E ovviamente questa nuova normativa per la grafica, che conterrà anche le norme per la fotografia, sarà il frutto di un gruppo di lavoro a cui partecipano importanti istituzioni a livello nazionale, non solo del mondo SBN, ma in questo gruppo abbiamo per esempio anche la Biblioteca Vaticana, che partecipa per la competenza sulle stampe, ma per esempio c'è anche il peso del Servizio Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna, che ha una grande esperienza in catalogazione di materiale grafico, e la Fondazione Querini Stampaglia, la Biblioteca Panizzi per l'impegno con la fototeca. Ovviamente gli standard di riferimento per la manuale della grafica sono gli stessi che per degli altri materiali catalogati nel catalogo del servizio bibliotecario, che sono le regole italiane di catalogazione. Gli SBD nella versione aggiornata, su questo vorrei dire che gli SBD sono usciti con una versione aggiornata nel 21, che contengono diverse indicazioni per quanto riguarda il materiale non pubblicato, che per la fotografia ovviamente sono particolarmente interessanti. Un occhio sempre al mondo RDA, l'Unimark, che devo dire l'Unimark però sulla fotografia è molto carente, soprattutto sulle tecniche fotografiche, per cui sarà necessario probabilmente chiedere anche delle evolutive, e ovviamente anche il modello concettuale LRM. Cosa c'è in SBN? In SBN, almeno nel catalogo centrale, nel catalogo dell'indice SBN, c'è poco. Abbiamo neanche 60.000 fotografie. Però noi, e devo dire che queste fotografie sono il frutto di sperimentazioni, anche perché ovviamente mancando una normativa uniforme,
Chi ha voluto inserire questi dati in SBN l'ha fatto partendo da appunto sulla base di esigenze e di scelte anche molto, molto diverse. E, tuttavia noi sappiamo che tantissimo materiale che non è presente nell'indice SBN è presente però nei cataloghi di Polo. Voi sapete che la struttura di SBN è una struttura stellare che ha un catalogo centrale che dialoga con la periferia, con i poli, sono tutti cataloghi periferici che inviano i dati al catalogo centrale. Ora, questi cataloghi periferici non sempre inviano tutto il materiale in indice, quindi noi sappiamo che esiste tantissimo materiale nei poli locali. C'è in corso un progetto che sta partendo ora in ICCU, che è quello di recupero di quello che viene definito SBN sommerso, ovvero di questo materiale che esiste solo in polo e che sarebbe opportuno ovviamente recuperare e rendere visibile a un pubblico più ampio. Ovviamente si tratta di materiale che è visibile a livello di polo locale, ma è visibile solo a un'utenza ristretta. E quindi sta partendo a breve un questionario per i poli che dovranno indicare all'ICCU che cosa è stato mantenuto in polo, noi dovremo valutare per quali motivi e fare un'analisi anche di questo materiale prima di importarlo, e sappiamo si tratta anche di parecchie centinaia di migliaia di notizie. Soprattutto per quanto riguarda le fotografie, sappiamo ci sono tantissime fotografie catalogate in polo. In SBN le fotografie possono essere catalogate e spesso le ritroviamo come fotografia singola, catalogate con descrizioni singole. E vediamo un attimo se ci arriviamo. Volevo farvi vedere una scheda, come facciamo da qua? Vediamo qua se ce la facciamo. Volevo farvi vedere un esempio di catalogazione di una struttura di dati anche. Purtroppo non la troviamo, quindi sarebbe un peccato non vedere una struttura, probabilmente è sbagliato, impossibile. Vediamo se ce la facciamo qua. Volevo farvi vedere grosso modo come poteva essere una struttura di dati di una fotografia catalogata in SBN, che è una struttura sicuramente di dati meno granulare rispetto alla scheda F, ma che secondo noi però è una struttura che ha una descrizione e una struttura per accessi tale che consente l'individuazione della risorsa e il rintracciamento in... vediamo se riusciamo... vedere questo esempio. No, da qua no, casomai proprio da qua non si riesce. Vabbè, se no entriamo, però non mi ricordo l'esempio perché non vorrei farvi vedere. Vabbè, poco importa, insomma. Comunque, chi di voi ha presente le strutture dei dati di SBN, più o meno anche la struttura delle fotografie hanno la parte della descrizione, hanno gli accessi per autore, per soggetto, e per le fotografie, come in genere per il materiale grafico, è possibile... anche un abstract. Non ce l'ho qua. No, però era qua. Era sotto. Non si arriva, vabbè. Vabbè, io se non poi rischiamo di andare oltre ogni limite, avrei voluto farvi vedere appunto una... non lo trova. Funzionava, però va bene così.
Le fotografie, come vi dicevo, in indice, nel catalogo dell'OPAC SBN possiamo trovare esempi di singole fotografie, ma anche esempi di gruppi, di fotografie raggruppate, perché noi sappiamo che ovviamente uno dei problemi della catalogazione delle fotografie è che spesso si presenta non come singolo pezzo, ma come gruppi di fotografie. Ora bisogna capire come, in termini biblioteconomici, catalogare questi gruppi di fotografie. Da questo punto di vista ci vengono incontro quelli che sono gli standard tradizionali, che sono sia LRM, per esempio, che sostanzialmente ha evidenziato che oltre ad aver previsto la creazione di oltre ad aver esteso sostanzialmente il concetto di manifestazione anche alle risorse non pubblicate, andando avanti ha sostanzialmente dichiarato che molteplici esemplari da diverse manifestazioni sono fisicamente combinati e uniti. Quando avviene questo, il risultato è una nuova manifestazione singoletta. Cosa significa questo sostanzialmente? Che per il materiale non pubblicato gli standard cominciano a dirci che è possibile catalogarli anche come gruppi di risorse. E anche Reicat, anche Reicat nel capitolo 6, dove si parla delle descrizioni di documenti non pubblicati, dice che possono essere considerate fra le raccolte, fra documenti non pubblicate, anche le raccolte di qualsiasi genere, ossia le collezioni di più documenti, anche pubblicati, sciolti o uniti insieme, realizzati in un unico esemplare. Quello che deve essere chiaro è che da un punto di vista biblioteconomico, per poter descrivere un gruppo di questo tipo, deve essere chiaro che ci deve essere che questo gruppo di fotografie o comunque di oggetti di qualsiasi natura, pubblicati o non pubblicati, devono essere stati pubblicati o comunque originariamente concepiti e realizzati come un insieme unitario, altrimenti perché non è che qualsiasi raccolta che noi abbiamo in una biblioteca la possiamo descrivere in quanto tale. Prima di chiudere, non mi ricordo se ho tralasciato, no, non potendo vedere gli esempi, possiamo chiudere anche rapidamente con una novità che vi devo però dire, che potrebbe essere interessante rispetto al nostro all'argomento di cui parliamo. Perché senza mouse per me è un sempre un eccoci qua. E voi sapete che in questi anni l'ICCU è stato impegnato in un grande rinnovamento delle piattaforme nazionali, da SBN, dal catalogo di SBN, Edit 16, Manus, alla realizzazione di un nuovo portale come Alfabetica. Ma il lavoro non è ancora finito, e fra i rinnovamenti c'è anche l'evoluzione dell'indice, che anche l'indice è... E viaggia su tecnologie obsolete, quindi è necessario rinnovare l'indice. Questo per potenziare gli indici, diciamo, le funzioni di indicizzazione e per garantire nuove evolutive. Fra queste evolutive ci sarà l'integrazione della scheda fondo dell'anagrafe delle biblioteche italiane in indice. Cosa significa? Voi sapete che al momento l'anagrafe non dialoga con l'indice, sono due banche dati separate. Però nell'anagrafe delle biblioteche italiane è presente la scheda fondo. Ora, grazie a questa evolutiva, sarà possibile collegare la scheda fondo dell'anagrafe ai record presenti in indice, quindi raggruppare appunto i record che fanno parte di un determinato fondo, di quel fondo possono far parte fotografie, carte, libri, può far parte qualsiasi tipologia di risorsa.
io avrei concluso con questa novità e speriamo appunto di mettere a disposizione delle biblioteche nel giro di pochi mesi queste nuove normative e con la possibilità ovviamente di approfondire poi su questi aspetti così specifici con dei capitoli anche successivi di approfondimento come è previsto dalla piattaforma Wiki che dà la possibilità di aggiungere diciamo dei capitoli di approfondimento su materiali speciali. Grazie di nuovo. Grazie. Grazie a dottoressa Ravelli e anche per queste utilissime considerazioni relativamente a queste ultime evoluzioni che consentiranno di mettere in rapporto le schede fondo con la descrizione delle singole fotografie in SBN. Sarà particolarmente sono argomenti che poi credo che saranno ripresi poi nell'intervento della dottoressa Lucia Sardo. Dunque, per quanto riguarda il terzo intervento, devo dire che purtroppo oggi non è qui con noi, non è presente, non è potuto essere presente il dottor Pasquale Orsini in rappresentanza dell'ICAR a causa di problemi personali. A questo punto passiamo all'ultima parte e quindi quella che vede chiamati a questo tavolo i rappresentanti delle tre associazioni. Quindi cominciamo adesso con l'intervento, vediamo il programma di Lucia Sardo, che chiamo qui in rappresentanza dell'AIB, la quale coordina il gruppo di studio, catalogazione, indicizzazione, linked open data e web semantico dell'AIB. Ha lavorato in biblioteche pubbliche e private ed è stata ricercatrice all'Università di Bologna. Si occupa di tematiche catalografiche con particolare attenzione alla catalogazione descrittiva e ai modelli concettuali. E il titolo del suo intervento è Tout se tient, la gestione delle fotografie, il punto di vista delle biblioteche. Grazie Mirko, grazie a chi mi ha invitato e soprattutto direi a questo punto grazie a Rosa Maiello che non c'è in quanto presidente AIB in modo tale da evitare di essere poi rincorsa per quello che dirò a nome AIB. Rappresento come dire l'AIB, coordino, speriamo bene, il gruppo catalogazione, ma una grossa parte delle riflessioni che farò comunque saranno assolutamente personali, quindi diciamo l'AIB non ha colpe in quello che dirò. È difficile parlare alle 5 del pomeriggio dopo che sono già state dette tantissime cose. Per cui cercherei di focalizzare l'attenzione quantomeno su due o tre aspetti che secondo me oggi un pochino sono stati così toccati, ma che alla fine sono stati un po' i convitati di pietra di questa giornata. Primo problema. Abbiamo parlato di catalogazione, abbiamo parlato di inventariazione, di archivi fotografici, di fotografie, musei, archivi, biblioteche, istituzioni culturali, tutto quello che vogliamo. Tomasini ha accennato a quello che secondo me è uno dei nodi fondamentali, ovvero gli utenti. Per chi stiamo facendo queste cose? Ok? La categorizzazione data prima da Luigi Tomasini parlava appunto di storici della fotografia, storici, utenti comuni, studiosi. Primo problema, cosa facciamo per chi? Per quale finalità noi andiamo a descrivere, catalogare e strutturare database, cataloghi, eccetera, eccetera? Perché secondo me questo è fondamentale. A differente utente inevitabilmente deve corrispondere non tanto una diversa rappresentazione dei dati, quindi non tanto un modello descrittivo diverso, ma una presentazione dei dati diversi. Quindi ritorna anche, secondo me, uno degli altri problemi fondamentali che oggi sono stati tracciati, in questo caso da Tiziana Serena, del problema dei software. Quindi il problema non solo del data entry, ma poi anche della data visualization, ovvero come noi andiamo a presentare i dati che prima abbiamo rappresentato ai nostri utenti.
Questo secondo me è sicuramente il secondo problema chiave. Poi il terzo lo cercherò di dirlo un pochino alla fine, perché vorrei prima parlare un pochino di quello che secondo me è il problema della gestione delle fotografie in ambito bibliotecario. Prima questione, l'eterogeneità, che vale sia per il materiale fotografico, per tutte le tipologie di fotografie, sono sicuramente fra le risorse, i materiali, poi decidiamo come chiamarli, i documenti, decidiamo poi, ci mettiamo d'accordo, e sicuramente la loro eterogeneità e la loro complessità, il loro essere veramente proteiformi da certi punti di vista al mondo delle eterogenee biblioteche, perché anche le biblioteche sono molto eterogenee per finalità, per raccolte conservate, per tipologia di utenti, ok? Questa somma di eterogeneità sicuramente crea dei grossi problemi a livello gestionale. Immaginiamoci, abbiamo anche prima parlato di alcune biblioteche pubbliche conosciute, la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, ok? Però una biblioteca che è una public library in teoria, quindi ha delle finalità di un certo tipo che non sono sempre teoricamente quella della conservazione o di altro, e poi invece devono fare anche questo, ok? Quindi ci troviamo con istituzioni culturali che devono fare i conti con quantomeno una duplice natura. E con l'eterogeneità e la complessità delle risorse fotografiche, questo ovviamente va ad aumentare le difficoltà di trattamento. L'altra questione chiave, secondo me, da tenere presente nel momento in cui si parla di fotografie di biblioteche è, diciamo così, la forma mentis della biblioteca o del bibliotecario, di coloro che catalogano risorse documentali presenti in biblioteca. Libri, materiali speciali. La librocentricità delle biblioteche è una delle cose che vengono messe in evidenza da almeno 150 anni, quindi più o meno dalla nascita della biblioteca contemporanea, potremmo dire. Quindi le biblioteche sono librocentriche, e questa librocentricità inevitabilmente trasferisce nelle pratiche catalografiche che vanno a concentrarsi sul singolo documento, sull'oggetto, sull'item, cosa che invece in ambito archivistico non viene fatto, se non alla fine di un processo che invece va a descrivere nuclei, fondi, eccetera, eccetera, per poi arrivare al limite al singolo oggetto. Dopo verrà qualcuno e mi smentirà al limite, ma vediamo. Insomma, intanto sono qua io, quindi mi permetto di dirlo. Però tendenzialmente c'è questa grossa differenza. Quindi questo è un problema, sicuramente, per quanto riguarda le fotografie. Ovvero il fatto che non sempre i singoli o la descrizione dei singoli possono avere un valore tale da consentire di restituire ai famosi utenti di prima, che non sappiamo ancora quali siano quelli per i quali stiamo facendo questa cosa, il significato di queste immagini. Okay? Non è solo quello che vedo, quello che poi cerco di riportare nella mia descrizione, quello che è interessante, ma sono interessanti il contesto, sono interessanti il fondo, è interessante il perché e il come questi materiali sono stati realizzati, prodotti, utilizzati, e anche perché eventualmente sono arrivati in quella determinata biblioteca. E appunto il fatto che le biblioteche abbiano sempre avuto a che fare con oggetti distinti ha inevitabilmente caratterizzato anche il trattamento di questi materiali nei cataloghi collettivi. Sicuramente il problema della descrizione dell'oggetto singolo era già stato, come dire, messo in evidenza a suo tempo, pago anch'io il mio, come dire, tributo, nel manuale di Giuseppina Benassati, quando parlava appunto della necessità di andare anche a descrivere insieme unità documentarie che hanno ovviamente un valore che difficilmente può essere trasposto negli standard descrittivi utilizzati in ambito bibliotecario. Terzo problema, diciamo così, ed è che la catalogazione non è esclusivamente catalogazione descrittiva, ma andiamo a parlare anche di indicizzazioni per soggetto ed eventualmente classificazioni. E questo sicuramente per quanto riguarda le biblioteche è uno degli aspetti più problematici, perché, lasciatemelo dire, secondo me, arrivati nel 2023, se abbiamo dei problemi a metterci d'accordo sugli standard descrittivi di descrizione dell'oggetto fotografia, forse è il caso di fermarsi e di ragionare un pochino. Darei per scontato che almeno questa parte più o meno dovremmo essere riusciti dopo un 150 anni a metterci d'accordo su quali sono gli elementi base e su come andare eventualmente a gestirli con standard, modelli o tutto quello che vogliamo.
e il software, e poi alla fine tutte queste nostre lucubrazioni teoriche all'atto pratico, come riusciamo poi a trasporle, a renderle, a rappresentarle e poi presentarle per i nostri utenti? Cioè effettivamente secondo me uno dei nodi sta qua, ovvero come le complessità che siamo riusciti in qualche modo a gestire, a modellizzare, anche a condividere, perché comunque anche se sono 50 anni che ci diciamo che dovremmo parlarci, magari insomma in qualche caso alla fine abbiamo parlato, ci siamo detti delle cose, però il problema è che non le abbiamo dette a quelli che fanno i software o gliele abbiamo dette dopo, e questo inevitabilmente porta a una dispersione di questo patrimonio in 150.000 siti, portali, OPAC, sotto OPAC, database, e i nostri utenti che non sappiamo ancora bene chi siano, cosa facciano e cosa stanno cercando quando cercano delle fotografie, non riescono a capire come e dove andare a cercare. La questione ad esempio sollevata da Elena Ravelli è fondamentale, quindi la possibilità di avere delle, diciamo così, descrizioni a livello di fondo in ambito catalografico è fondamentale, però magari non teniamo il campo descrizione campo libero? Perché se un campo descrizione è un campo libero, a quel punto di nuovo andiamo a pescare con le bombe. Buttiamo e qualcosa viene fuori. Ecco, forse dovremmo evitare di arrivare a questo. La questione ovviamente chiave dal punto di vista sia bibliotecario che archivistico che museale, secondo me è quella della resa del contenuto semantico di queste immagini, della capacità di andare a descrivere e rappresentare relazioni in modo tale che i nostri utenti siano perfettamente in grado di capire in che contesto nasce e si presenta una determinata immagine, com'è collegata e correlata ad altro, e questo altro possono essere insiemi logici connessi alla fotografia, quindi serie fotografiche, possono essere il lavoro che fa il fotografo e magari può fare altro. In questo momento mi sono venute in mente le fotografie di Tiziano Terzani, quindi Terzani quando scrive i libri fa anche fotografie, ne fa tantissime, e poi va a selezionare, va a lavorare su provini fotografici, perché questi poi diventeranno la base anche dell'apparato iconografico dei suoi libri, quindi l'archivio fotografico con un valore documentale in sé, ma anche con un valore strumentale rispetto a uno scritto. Quindi come riusciamo a rendere tutte queste complessità? Questa secondo me sarà sicuramente una delle sfide che ci troveremo a dover affrontare. Chiudo velocemente dicendo ok, SBN sicuramente è diventato il centro, come dire, ed è sicuramente riconosciuto a livello italiano come l'OPAC per l'accesso al posseduto delle biblioteche. Per quanto riguarda la catalogazione della fotografia, purtroppo la situazione secondo me è ancora molto molto variegata e molto sfilacciata, e non ci sono state modalità di trattamento uniforme, e i risultati che vediamo in SBN onestamente non sono confortanti. Ma come dire, 60.000 fotografie non sono una cifra significativa. Ho guardato molto banalmente prima nel mio cellulare, negli ultimi 2 mesi ho 1.000 immagini e sono una che ne fa poche. Ok, e anche questo problema non lo stiamo minimamente affrontando. Fra un po' noi avremo fondi fotografici di terabyte di immagini, immagini che dal punto di vista catalografico hanno questo grosso problema, sono molto scarse per quanto riguarda i metadati interni. Fatto invece che altri documenti, un problema che altri documenti invece non hanno. Soluzioni, se le avessi probabilmente non sarei qui a parlare, perché sarei a fare ben altro avendo trovato appunto le soluzioni. Sicuramente direi di fare un passaggio, di non porci più il problema secondo me della descrizione, i problemi descrittivi e i problemi di interoperabilità di questo, ma iniziamo a porci il problema degli strumenti che dobbiamo utilizzare per essere effettivamente interoperabili, per riuscire effettivamente a rendere la ricchezza sia quantitativa che qualitativa del patrimonio documentale di tipo fotografico conservata nelle nostre istituzioni, e fare in modo che le casualità che hanno portato alla loro permanenza in un'istituzione e in un'altra vengano superate grazie a interfacce che siano effettivamente amichevoli e che consentano, in base alla diversa tipologia di utenti, tipologie diverse di ricerche e non appunto tentativi di pesca miracolosa. Grazie.
Grazie infinite. Perfetto. Allora, grazie mille Lucia Sardo per... Prego. Per averci ricordato e tirato fuori tutta una serie di criticità e facendo anche il punto su tante cose che sono state dette, e ci ha parlato del tema del concetto di librocentricità delle biblioteche, che quindi spiega anche il fatto che la descrizione a livello di ISBN sia concentrata sul singolo item, e poi per averci ricordato l'importanza dell'utente, perché alla fine tutte queste descrizioni non sono elucubrazioni o giochi diciamo astratti, passatempi dei professionisti di beni culturali, ma devono guardare all'utente, quindi a una sua funzionalità che si trova di fatto disorientato, mettiamoci nei panni dell'utente, rispetto a un patrimonio fotografico che si trova in parte descritto negli inventari archivistici, che non hanno tra l'altro nemmeno un archivio, un software, a proposito di software, non esiste neanche un software statale unico per la descrizione di fatto degli archivi, e quindi si creano. Poi abbiamo ISBN dall'altra parte, per cui manca un sistema, un legame che metta insieme tutto questo patrimonio di fronte a quelle che sono le esigenze di ricerca dell'utente disorientato di fatto. E quindi a questo punto passo la parola a Dario Taraborelli, che chiamo qui al tavolo, che è socio ANAI, archivista libero professionista, che studia da anni la fotografia come documento ed è tra l'altro è stato anche docente in diversi corsi ANAI organizzati proprio sugli archivi fotografici. Abbiamo parlato prima dell'importanza del contesto e quindi dei vari significati che può avere la fotografia nei contesti in cui si conserva, quindi nelle relazioni di significato che si possono instaurare tra fotografie che si trovano in luoghi diversi e che quindi danno senso alla fotografia, danno sensi diversi, significati diversi a una stessa fotografia. E il titolo del suo intervento è Non colui che ignora l'alfabeto, bensì colui che ignora la fotografia sarà l'analfabeta del futuro. A te Dario. Grazie Mirko. Buonasera a tutti, grazie agli organizzatori di questo convegno per avermi invitato a discutere con voi appunto di fotografia da un punto di vista archivistico per quanto mi riguarda. E arrivati a questo punto molte cose sono state dette, sono state accennate, quindi ho modificato un po' alcune cose che volevo dire, anche grazie all'intervento che ha fatto Tiziana Serena prima, che scopro sempre che nonostante non ci sentiamo ogni tanto, ma siamo arrivati a binari, diciamo così, paralleli di elaborazione, quindi mi rincuora questo. La citazione che ho preso come titolo dell'intervento, ovviamente Walter Benjamin che parla nella sua piccola storia della fotografia, in realtà mi interessa per quello che dice dopo, cioè in un'analisi che lui fa nel 1931 sulla storia della fotografia, sul senso della fotografia e soprattutto della letterizzazione della vita, cioè di come in realtà la società industriale con la necessità di informazioni sta rendendo sempre più la necessità di aggiungere informazioni alle cose. Bene, lui dice, citando un fotografo molto importante di quegli anni che era Molinaghi, in realtà lui dice benissimo l'analfabeta del futuro sarà chi non conosce la fotografia, ma il fotografo che non conosce le fotografie probabilmente sarà lui il vero analfabeta. Per quale motivo? Senza didascalie lui sostanzialmente non saprà nulla. E qui si aggancia tutto, diciamo così, all'analisi della storia della fotografia che non riprendiamo, sul fatto che per quanto sia uno strumento infinitamente analitico della realtà è uno strumento essenzialmente povero di informazioni. E qui veniamo a una serie di considerazioni da un punto di vista archivistico. Ora, senza entrare nel dibattito, che io ritengo comunque positivo, di confronto tra le diverse discipline di come si tratta l'oggetto fotografia, non mi spingo appunto a pensare ontologicamente la fotografia, ma più banalmente le fotografie
negli archivi o in generale nelle collezioni, perché io credo che ci sia a volte un equivoco, che a volte mi sembra spesso si ripeta, cioè non è che l'archivistica è la disciplina dei grandi numeri, viceversa le altre discipline sono le discipline del bisturi che vanno nel mini, nella, diciamo, nella dimensione più, abbiamo detto, item to item, cioè l'approccio archivistico in questo senso non è nei grandi numeri, nella strutturazione, nella gerarchia, ma nella ricostruzione di un, e qui riprendo le parole di Orsini che diceva non è un ecosistema, ma invece secondo me è un ecosistema di un mondo che non esiste più, cioè io mi ritrovo come archivista a dover ricostruire un insieme di oggetti che il passato mi ha consegnato. E io devo cercare di ricostruire come, perché, in che modo le persone che hanno utilizzato quella cosa, che siano fotografie, documenti, scarpe, quello che volete, come l'hanno usato, come l'hanno tramandato, perché l'hanno conservato, in che modo recuperavano le informazioni all'interno di esse. Quindi l'esercizio, in questo caso, della disciplina archivistica, che anche essa è una disciplina inserita in un mondo storico. Se noi parlavamo con Cencetti, avrebbe aborrito l'idea che esistessero gli archivi privati. Esistevano gli archivi istituzionali, quindi l'emersione dell'attenzione per la fotografia al netto dell'assolutamente meritorio dibattito che c'è stato di elevarla a grado di bene culturale, io non credo che sia qualcosa di differente da quello che è successo con i notai del XVI secolo che prendevano i messali miniati dell'anno 1000 e li utilizzavano per coperte di riuso dei loro registri. Oggi noi ci sembra assurdo che venissero buttate le foto di Brogi o Linari. Cioè, il mondo non è che pensa con la nostra logica, diciamo così, da fine della storia, cioè noi oggi dal nostro punto di vista guardiamo come si è fermata la storia e diciamo quello è un bene culturale perché si sono comportati in questo modo. Continuiamo a, diciamo così, riflettere, gestire, pensare anche sulla base della disponibilità degli oggetti culturali che abbiamo. Quindi una cosa che a me ha sempre colpito è positivamente l'infinita capacità analitica che è stata fatta con la scheda F o con gli strumenti, diciamo così, bibliografici di descrizione sulle tecniche. Quando uno però si trova a descrivere magari un archivio in cui ci sono fotografie degli anni 70, tanto una è la tecnica e uno sono i materiali. Ma perché? Ma perché il frutto di quell'analisi è stata fatta su quella che era la disponibilità e l'oggetto culturale che si andava ad analizzare. È ovvio che modificandosi gli oggetti che noi oggi consideriamo culturali cambia anche, diciamo così, il terreno. E senza dilungarsi in questo tema che potrebbe, diciamo così, essere dedicato un convegno a parte, io volevo riflettere meglio sulla questione dei software, non tanto riprendendo alcune cose che diceva prima Tiziana Serena, ma facendo un passo in più. Cioè quello che io vedo da utilizzatore ultimo dei software, perché dopo gli standard, dopo l'elaborazione, dopo l'adozione, uno si trova a dover utilizzare materialmente questi, diciamo così, la casistica più comune sono quelle delle schede ridotte, che non si capisce bene che cosa siano, per cui contrattando, cioè sulla base del proprio potere negoziale dell'istituzione, eccetera, si riesce a contrattare con la software house per avere un certo numero di campi da compilare, che sono quelli che io posso utilizzare. Ma io voglio fare un passo ulteriore rispetto a questo, cioè quando esattamente abbiamo perso lo status che le professioni dei beni culturali erano un modo di interpretare il mondo, di leggere, una dimensione intellettuale di interpretazione della realtà è diventato data entry, cioè che il mio ruolo di archivista è sostanzialmente la produzione di dati. Perché a me ha impressionato molto questo, cioè quando vai da scuola di archivistica ti insegnano il grande inventario dell'archivio di Stato in Lucca di Bongi, quello, il primo grande inventario, eccetera. Ma gli inventari che facciamo noi oggi archivisti, senza confrontarci con i grandi, non sono inventari. Che cosa sono esattamente? Cioè quando c'è stato questo scarto in cui la dimensione tecnologica ha trasformato sostanzialmente l'interpretazione culturale, perché io credo che essenzialmente, al di là che siamo archivisti, bibliotecari, catalogatori, eccetera, siamo mediatori culturali, cioè essenzialmente ci interfacciamo da un mondo che non esiste più, che è necessaria una mediazione che è frutto di
sicuramente un sapere tecnico, perché noi dobbiamo sapere quello che stiamo facendo, ma anche un'interpretazione intellettuale, anche perché descrivere un oggetto del passato non è un'operazione neutra, non è una, diciamo così, una semplice tecnica in cui noi estraiamo dei dati e li mettiamo a disposizione. Noi interpretiamo quell'oggetto, magari tra 50 anni ci diranno che avevamo sbagliato tutto e non avevamo capito niente, però diciamo così, la dimensione intellettuale della, in, diciamo così, delle tre professioni in questo caso, secondo me è qualcosa che abbiamo un po' perso concentrandoci sulla necessità di un programma, di un software, di automatizzare, cioè come se la ricerca degli standard, che fu una cosa assolutamente importante e fondamentale nel uniformare i modi di leggere il passato, ci abbia esentato dall'interpretare il mondo. Cioè il lavoro era stato fatto, adesso noi potevamo soltanto eseguire. E secondo me questo è un punto fondamentale nella riflessione su quelli che sono gli strumenti, perché plasmano il nostro modo di vedere la realtà. In questo, diciamo così, degli anfratti di questa realtà, però secondo me ci sono spazi di appropriazione, cioè nel senso che al netto appunto dei grandi sistemi quadro su come utilizzare, su come descrivere, eccetera, l'utilizzo dei software, del software audio, eccetera, poi dopo chi materialmente si trova a descrivere, a fare il lavoro materiale con i documenti, le fotografie, eccetera, deve adottare delle soluzioni per, diciamo così, poi rendere tutto questo funzionale. E quindi spesso in realtà c'è un uso che da un certo punto di vista può essere visto negativamente, come potremmo dire ognuno da sé si cuce addosso lo strumento necessario per descrivere. Dall'altro però secondo me c'è una dimensione creativa in questo, cioè nel senso che utilizziamo degli strumenti comuni, ma io faccio proprio lo strumento, lo utilizzo ai miei fini per descrivere un patrimonio culturale e soprattutto, riprendo quello che diceva Lucia Sardo prima, perché deve essere, cioè noi lo facciamo per qualcuno questo, non è che è un esercizio di stile fare tutta questa, diciamo, lavoro di elaborazione. Il fine ultimo, appunto, è mettere a disposizione questa, questo materiale. Con la complicazione che la fotografia, probabilmente anche per il fatto che con la scrittura ormai, diciamo così, sono 10.000 anni che la affrontiamo, la fotografia soltanto da 180 a poco più è qualcosa di complicato. Cioè è vero che da un punto di vista prettamente archivistico io posso trattare qualsiasi cosa, cioè vedo l'archivistica non tanto come una, diciamo, materia che tratta gli archivi e io decido che cosa è archivio, che cosa no, questo invece è una raccolta, cioè è cercare di vedere la logica che ha strutturato quell'insieme di oggetti, come la persona le hanno utilizzate, quindi magari una dimensione meno prescrittiva dell'archivistica. E in questo senso l'archivistica può trattare davvero qualunque cosa. È vero che è buffo, è strano, appena uno entra in archivio poi dopo trova che ci sono appunto le pellicce di lupo, eccetera, ma cioè l'archivio raccoglie, è un sottoprodotto della civiltà, cioè nel senso che forse l'unica vera differenza che c'è è che è l'opposto del petrolio, cioè lo produciamo senza poter farne a meno da questo punto di vista. E quindi il dominio archivistico su questi materiali tende forse a azzerare che cosa? Una dimensione che nella fotografia però è incomprimibile, e cioè quello di essere un oggetto relazionale e che ha una profondità che altre tipologie di documentazione non hanno, e che non è che noi possiamo ignorare perché ce ne sono troppe. Cioè il fatto che comunque dietro ogni fotografia ci sia sostanzialmente un archivio ombra fatto da il fotografo che ci ha lavorato, la produzione di quell'oggetto, la produzione delle copie di quell'oggetto, che uso è stato fatto, ovvio che non lo si può fare per tutte pensando va bene, in un archivio di una questura magari ci sono 30.000 fotografie, devo mettermi io come singolo, ma è avere, diciamo così, gli strumenti intellettuali per fare questo. Poi la soluzione pratica la troviamo, e trovo molto interessanti magari possibilità di ibridare soluzioni come quella della soggettazione eccetera, ma con quale fine? Quello di offrire degli strumenti di ricerca per trovare, ma per comprendere. Cioè da un lato io ammiro molto, e lo dico senza ironia, la dimensione, io lo definisco illuministica, della dimensione bibliografica e catalografica, cioè di rischiarare le tenebre e di analizzare ogni cosa. Viceversa io considero l'archivistica qualcosa di più crepuscolare, cioè noi arriviamo dopo che il mondo è stato fatto e cerchiamo di interpretare una realtà, di mettere assieme dicendo no, ma magari è meglio non muovere le mani troppo, cerchiamo di capire i contesti, eccetera, eccetera, eccetera.
senza diventare, come posso dire, un modo di non affrontare la problematicità di questo tipo di fonte. Parafrasando di nuovo Benjamin, si potrebbe dire che se l'analfabeta negli anni 30 del futuro sarebbe stato quello della fotografia, del futuro credo che sia quello dei video, perché un po' alla volta lo slittamento verso nuove forme, e io credo che in questo utilizzo degli strumenti con cui l'umanità in un modo o nell'altro lascia traccia, e il nostro obiettivo non è dire, beh, a un certo punto aspettiamo, integriamolo o no nei beni culturali, oppure non è ancora passato abbastanza tempo, ma avere gli strumenti intellettuali per comprenderli, per spiegare che cosa sono, come sono, perché si sono formati, utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, e restituire questa, diciamo, questa informazione agli altri, perché da un certo punto di vista il nostro ruolo è quello di renderci inutili, cioè di aver creato uno strumento che rappresenta in modo abbastanza corretto e esaustivo quella realtà culturale, per cui il nostro ruolo non serve più, cioè abbiamo esaurito il nostro compito. Venendo un po' a quello che era il tema del convegno in generale, quale futuro, diciamo così, che me lo sono chiesto perché questo titolo e ci ho ragionato, diciamo che da un certo punto di vista io credo che mai come in quest'epoca ci sia un futuro positivo, nel senso che tutti parlano di archivi, tutti parlano di creazione di archivi fotografici, magari potrebbero farlo con più cognizione di causa, però rispetto al passato io non vedo da questo punto di vista un futuro fosco. Ho delle preoccupazioni in che cosa? Quello che dicevo prima sul nostro ruolo di professionisti, cioè che c'è una sostanzialmente degradazione, quindi da un ruolo intellettuale a un ruolo invece di data mining, cioè noi siamo ingranaggi di un sistema che ha necessità di produrre dati. E se metto assieme questa visione in una visione, diciamo così, generale, in cui spesso dal patrimonio culturale stiamo passando un'idea di asset patrimoniali, un po' mi preoccupa, se devo essere sincero, però non credo che lo risolveranno i singoli archivisti o i singoli bibliotecari in quest'ambito, però riflettere anche su questi modi poi dopo in cui vengono utilizzati, va benissimo le banche dati, va benissimo eccetera, ma ridurre il lavoro che noi stiamo facendo ha la compilazione di campi che poi finiscono in un database, ecco, io credo che sia un po' riduttivo, ecco, della complessità anche del nostro lavoro. Grazie. Il data entry, il problema della, insomma, meccanizzazione. Non dimentichiamo che uno dei nostri ruoli è riordinare gli archivi, ok? Quando si parla di data entry si parla di archivi ordinati. Sappiamo bene che pure quelli statali non sono ordinati mai. Come Mirko mi insegna, anche i fascicoli non sono in ordine. Quindi il nostro lavoro intellettuale, a parte la finezza della descrizione e i data entry di lusso, perché ci sono alcuni data entry di lusso, perché se schedi un carteggio e lo metti in ordine cronologico e ci lavori che ci lavori, stai facendo un data entry nell'identificazione, eccetera. Altra cosa sono i data entry di altra natura, insomma, quelli. Ma il lavoro intellettuale degli archivisti alberga nei riordini. Al di là della finezza, dei ragionamenti, nello studio del ora, non mi far fare la vecchia signora, cioè, che ormai, insomma, ormai dove arriva a produrre inventari? Io personalmente o sono una miracolata del Signore, oppure gli inventari io li faccio ancora. Cioè, io riordino, sposto le carte, capito? Cioè, no. Cioè, voglio dire, è lì, al di là della descrizione dell'applicativo, e oltretutto anche il discorso sugli applicativi, mi permetto di dire, ci sono quelli archivistici, diciamo, 3-4 me ne vengono in mente, che seguono l'archivista nella descrizione e nel riordino. E io, insomma, ne ho usati parecchi, insomma, quelli che ora, senza ammorbare con cose. No, è chiaro che ogni applicativo.
No, è chiaro, però no, questo per dire, non è che stiamo perdendo, cioè ricordiamocelo che il nostro lavoro intellettuale sta nello studiare il nucleo quando lo approcciamo, quindi vedendolo anche gli archivi fotografici sono così, cioè a parte la singola fotografia, con Mirko ne abbiamo parlato a volte, a parte la singola fotografia anche gli archivi fotografici hanno una loro ratio che somiglia al soggetto produttore, c'è poco da fare, quindi insomma hai ragione tu sull'allarme ed è interessante la tua riflessione, però forse mi sto a fa vecchia. Grazie. Sì, anche se abbiamo l'ultimo. Abbiamo gli ultimi 20 minuti di intervento. Vuoi dire qualcosa al volo? Rapida. Sì. Mi accodo a quello che ha detto Erika. E cioè, ho sentito una serie di cose interessantissime. Tra le cose interessantissime c'è questo problema dei software e mi domandavo, tra le molte cose che ci siamo chiesti, io mi chiedo anche quando abbiamo smesso di intervenire all'origine dei software, perché anche la costruzione di un sistema di inserimento dati, se pensato in anticipo, in collaborazione con chi realizza il software, è un'attività estremamente intellettuale. Mentre sentivo parlare del data entry, mi è venuto in mente un'esperienza che di diversi anni fa, alle origini probabilmente dell'applicazione dell'informatica, non proprio alle origini, ma insomma in uno stato abbastanza avanzato, che è stato quello della costruzione del sistema arcanamente, del software arcanamente, per la schedatura degli archivi degli ospedali psichiatrici. E quello è stato un lavoro di costruzione di una rilevazione di dati tagliata su quello che erano le cartelle cliniche, prima ancora quelle che non erano ancora neanche cartelle cliniche, che è stato un grande lavoro intellettuale degli archivisti con gli informatici per rilevare quelli che combattevamo anche col problema dei dati personali sensibilissimi, quindi è stato un lavoro veramente complesso, ma si combattevamo sulla rilevazione di dati complicati, difficili. Vi dico solo una cosa: negli ospedali psichiatrici italiani fino almeno alla metà del Novecento, la stessa malattia, diciamo gli stessi sintomi erano chiamati con nomi diversi, per cui quello che era schizofrenia a Napoli non era schizofrenia a Roma, tanto per capirsi. E quindi la rilevazione di questi dati è stato un enorme, capire come rilevare, un enorme lavoro intellettuale. Allora ci deve essere stato un momento in cui, come dire, per dirla brutalmente, abbiamo preso i software commerciali e non ci siamo, anche se rispondenti agli standard internazionali, e forse abbiamo abbandonato quel momento di non solo di creazione della scheda, per dirla semplicemente, ma soprattutto di data entry, che era una grande operazione intellettuale, perché nel momento in cui si rilevavano questo tipo di dati, e ho fatto un esempio, non è l'unico, che non era un'operazione neutrale. Il software sì ti condizionava un po', ma c'era un ampio margine di riflessione tua, tant'è vero che il progetto andava avanti lentissimamente, perché bisognava pensarci parecchio. A me è capitato di lavorare anche con tutt'altro tipo di software, sulla catalogazione e indicizzazione di fonti orali, e anche lì il lavoro, l'apporto intellettuale di chi ci lavorava era altissimo. E anche lì si andava lentamente, infatti. Forse se ritornassimo un attimo a riflettere su questo tipo, sia sul rapporto con gli con le ditte poi di fatto, sia sul momento, sulla complessità del lavoro di data entry, quando non è meccanico e quando non è come dire, appiattimento sul software. Adesso scusate, le parole sono un po' brutali, però vado veloce, ecco, forse è un punto su cui dovremmo riflettere e su cui forse
dovremmo cominciare a fare un passo indietro rispetto a quello che è la realtà di adesso. Grazie Michela. Allora, io abbiamo l'ultimo intervento di un quarto d'ora circa e poi possiamo riprendere, giusto per rispettare i tempi. Allora, dunque, abbiamo qui con noi Claudia Baroncini e Francesca Mambelli. Claudia Baroncini nel 96 ha iniziato la sua attività di professionista museale presso i Musei Civici di Imola, dal 2018 in Regione Toscana, lavora in Regione Toscana e dal febbraio 2021 è direttrice della Fondazione Alinari per la fotografia ed è inoltre coordinatrice toscana di ICOM Italia. Francesca Mambelli invece dal 2003 partecipa al progetto di schedatura e digitalizzazione dell'archivio fotografico della Fondazione Federico Zeri, dove dal 2009 riveste l'incarico di responsabile delle banche dati e referente per l'area ricerca e innovazione. È inoltre ideatrice e co-curatrice di corsi di formazione sulla catalogazione e conservazione degli archivi fotografici. Il titolo dell'intervento di A2, Claudia Baroncini, Baroncini Mambelli, è raccolte fotografiche di documentazione del patrimonio tra rappresentazione e catalogazione. Faranno riferimento ai due importanti modelli di riferimento che sono gli archivi Alinari e la fototeca Zeri, con un confronto tra i due modelli. La parola a Claudia Baroncini. Prego. Buonasera e grazie a Mirko e a chi ha organizzato il convegno. Leggerò, perché per stare nei tempi, prima di tutto voglio dire che lo scopo del nostro intervento, che faccio insieme a Francesca Mambelli, e di questo sono molto contenta, questo intervento a due voci, è quello di offrire un contributo alla discussione presentandovi due esperienze, due realtà in parallelo, che gestiscono archivi fotografici di notevole importanza nel campo della riproduzione di opere d'arte. Un settore che è estremamente rilevante nella storia della fotografia italiana. Nel farlo non parleremo tanto delle nostre collezioni, degli specifici progetti sulle nostre collezioni, nei progetti di catalogazione, quanto cercheremo di evidenziare quelle che sono state le necessità, in parte comuni, che ci siamo trovati ad affrontare in sede di valorizzazione degli archivi e delle collezioni, e che hanno determinato le scelte di modelli, di strategie descrittive, linee guida, soprattutto in un'ottica di integrazione tra materiali diversi. Il primo elemento che ci accomuna quindi è di tipo tematico e riguarda i soggetti ricorrenti nei nostri archivi, che contengono fototipi legati alla storia della fotografia e storicamente rilevanti. Il secondo è il fatto che le nostre istituzioni, già in epoca passata, molto remota, io ovviamente non c'ero, ma oltre 20 anni fa hanno iniziato dei progetti di catalogazione su larga scala, potendo investire anche importanti risorse, cosa che è una possibilità che anche ora non è poi concessa a tutti, e soprattutto allora non era concessa per i costi che aveva, e hanno costruito dei software personalizzati che andassero incontro alle loro diverse esigenze descrittive, senza costringersi a usare, adattarsi a sistemi di rappresentazione, gestione dati, e permettendo un'uscita veloce nel web per scopi diversi. Per Alinari al tempo era la commercializzazione, per la Fondazione Zeri la ricerca. Il terzo elemento comune è costituito dai grandi cambiamenti che hanno interessato le nostre collezioni negli ultimi anni e che hanno determinato un grande aumento di complessità, richiedendoci di agire con nuovi progetti, una rinnovata progettualità e soprattutto una rinnovata consapevolezza. Allora, io faccio una piccola introduzione, forse molti di voi sanno la storia degli archivi Alinari,
ma ecco, io sono il direttore di questa, la direttrice di questa fondazione che è molto giovane, che è nata, è stata creata dalla Regione Toscana nel luglio del 2020 ed è nata per conservare, gestire e valorizzare il patrimonio fotografico a Linari. È un patrimonio che è sia materiale che immateriale e che la stessa regione ha acquistato con una scelta molto coraggiosa per evitare la sua dispersione. L'ha acquistato da una società privata, la Fratelli Linari Idea Spa. Il patrimonio è composto, questo è uno schema molto sommario della sua composizione, da oltre 5 milioni di beni, è stato dichiarato nella sua interezza nel 2018 di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana ed è composto soprattutto di beni fotografici databili dal 1841 ad oggi, ma ci sono anche documenti, una biblioteca specializzata, 600 metri lineari di una biblioteca molto preziosa per la storia della fotografia, beni scientifici e tecnologici, storico-artistici, direi che è un vero e proprio modello di MAB. Dopo il trasferimento dalla sede storica in Largo Linari a Firenze, il patrimonio si trova ora in queste, questo è uno dei grandi caveau in cui si trova ad Ardefender a Calenzano, e sono custoditi in questo deposito che doveva essere temporaneo ma sta diventando permanente purtroppo perché ancora la sede dell'archivio, la nuova sede dell'archivio non è pronta e la loro gestione è alquanto complicata perché si trovano chiusi tutti i beni dentro queste grandi scatole da trasloco e fra l'altro molto difficili da raggiungere. Fondamentale quindi diventa l'accessibilità al catalogo digitale, cioè la regione infatti ha acquisito anche il catalogo, cioè ha acquisito tutte le banche date, tutti i sistemi di stoccaggio e quindi abbiamo a disposizione questo catalogo che ci permette di accedere alle collezioni. Però questo cambiamento, questo cambio, il passaggio da privato a pubblico del patrimonio ha determinato uno straordinario cambio di paradigma, cioè il fatto che le collezioni siano passate da una gestione privata ad una pubblica ha imposto alla fondazione delle scelte in discontinuità da quelle della precedente proprietà. E in particolare sulle strategie descrittive di rappresentazione del patrimonio, della sua accessibilità, della sua narratività. E questo ci è stato molto indicato chiaramente dal Comitato Scientifico che ha elaborato nel 2020 il piano strategico di sviluppo culturale per la Fondazione, di cui qui ci sono sia Tiziana Serena, sia Luigi Tommasini, che è anche il presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Linari. Quindi nei primi mesi, nei primi mesi che erano il 2021, fine 20, inizi 2021, una delle domande più difficili a cui rispondere era: cosa facciamo? Cambiamo catalogo, cambiamo sistema descrittivo. È una scelta estremamente difficile perché uno l'ha comprato la Regione Toscana, due questo catalogo gestisce 250.000 immagini di proprietà degli archivi Linari e altrettante di archivi terzi, perché questa situazione ibrida anche nostra di gestire anche diritti di altri archivi di cui non disponiamo il patrimonio, la Regione Toscana ci ha chiesto di continuare a farla. Quindi scegliere di cambiare questo sistema che si chiama H, questa è la scheda, vedete c'è ancora il logo, in questo è il back end, no? C'è ancora il logo della Linari, non il nostro nuovo logo, è un sistema di descrittivo che è stato sviluppato dalla Fratelli Linari Idea a partire dal 1997, inizialmente anche in collaborazione con l'Università di Firenze e anche con una supervisione dell'ICCD. Non è però conforme a nessuno standard, si scompone di due schede, la scheda fotografia e la scheda opera rappresentata, sono circa
80 campi, tra loro relazionate in lingua inglese e italiana. Ci sono 4 tesauri, 4 liste controllate. Il sistema è molto agile, molto speditivo, non ha campi bloccanti e permette queste missioni molto veloci di grandi quantità di dati. Questo perché doveva la Linari svolgere un'attività da agenzia fotografica, quindi aveva bisogno di essere agile. Però questa agilità è un problema, perché questa agilità ha fatto sì che si sono costruiti molte schede di catalogo, ma non completamente, cioè non si sono usati tutti i campi. E molti campi che avevano contenuti maggiormente specialistici o non sono stati compilati oppure sono stati oscurati. Per questo uno dei primi interventi che abbiamo fatto è stato quello, questa è una scheda, è stato quello, oltre a un cambio grafico, diciamo, l'interfaccia grafica l'abbiamo cambiata, è stato quello prima di tutto di rendere visibili campi come quello della tecnica che la precedente proprietà aveva oscurato, ma anche di integrare e correggere le schede. Questo è un lavoro che facciamo quotidianamente, è un lavoro incredibilmente complicato, anche perché noi ovviamente forniamo immagini anche a istituzioni pubbliche che fanno mostre eccetera, quindi il lavoro di revisione è un lavoro importante e abbiamo deciso di farlo anche in maniera partecipata. Nel nostro sito troverete proprio nell'home page, propone una modifica, è un modo partecipato per rendere, insomma, per aiutarci in questo lavoro incredibile. Devo dire che arriva una mail direttamente alla nostra mail dei catalogatori ed è un grande aiuto, veramente è un gran successo questa iniziativa. Allora, il sistema però è un sistema che non descrive l'unità documentale, non gli oggetti compositi, fa fatica a creare delle relazioni, soprattutto a solo positivo e negativo. Non descrive i documenti, non descrive la biblioteca, non gli oggetti. I tesauri sono stati e sono molto ben fatti, ma andrebbero aggiornati e questo crea, nei catalogatori spesso i catalogatori scelgono di usare delle keywords libere e questo non va bene. È complicata anche la condivisione dei dati. Per queste ragioni noi abbiamo fatto degli interventi sia sulla scheda, migliorandola, soprattutto quando abbiamo fatto la prima grande catalogazione degli oggetti unici, quindi abbiamo fatto degli interventi importanti. E poi abbiamo detto che facciamo, continuiamo con questa scheda oppure no. Sinceramente in questo momento per noi è molto complicato fare un lavoro di migrazione così importante di dati e siamo un po' in attesa anche del lavoro sul PNRR che digitalizzerà 150.000 lastre della lastroteca storica, quindi aspettiamo il momento per affrontare la nuova descrizione degli item, ma abbiamo deciso però di fare la descrizione cioè descrivere l'archivio, perché in realtà l'archivio non è mai stato descritto, cioè i fondi e collezioni non sono mai stati descritti e invece la storia del trattamento che i materiali hanno avuto ha bisogno di essere ricostruita e quindi è stato creato un gruppo di lavoro, fra l'altro qui c'è Manuel Rossi che è un archivista che è stato uno dei pionieri che in mezzo a scatole anche in questa situazione molto difficili hanno iniziato a lavorare al censimento e descrizione di primo livello. Ci sono 2 archivisti in questa foto, una conservatrice e una catalogatrice. Il software, ecco, torniamo al software, perché a questo punto ho un software proprietario, ma per la descrizione dell'archivio abbiamo optato per Arianna 4. L'abbiamo scelto perché ha la capacità di descrivere e gestire patrimoni multiambito, essendo dotato di diversi tracciati descrittivi. Oltre a quelli archivistici, anche la scheda F e FF, quindi potrebbe essere su questo software che potremmo pensare a una migrazione dei dati.
Inoltre la sezione ha una sezione topografica, aggregazioni fisiche, che è uno strumento per noi fondamentale per una gestione di un patrimonio così imponente, anche considerando di pensare al suo futuro trasferimento nella sede definitiva. Poi per la vista la mole dei fondi si è optato per una descrizione sintetica dei complessi archivistici affine a quelle delle schede che confluiscono in Siusa, ovvero una descrizione del complesso archivistico, scheda fondo e del rispettivo soggetto produttore, oltre che del soggetto conservatore, e abbiamo redatto anche delle linee guida. Non riesco ora nel tempo a condividere con voi gli esiti di questo lavoro, che sarà consultabile a marzo, spero, primi di aprile, sul sito alinari.it, ma posso anticipare che ha fatto emergere un nuovo e più ampio panorama sugli archivi Alinari, una straordinaria ricchezza e complessità, tant'è vero che rispetto ai 133 fondi notificati dalla soprintendenza stiamo parlando forse di quasi 240 fondi in realtà, perché abbiamo, grazie a questo censimento, stiamo ricostruendo tutte le relazioni fra i fondi e siamo finalmente riusciti a ricomporre, o abbiamo iniziato, ecco, riusciti a ricomporre, non forse non ce la faremo mai, ma abbiamo iniziato a ricomporre almeno virtualmente la frammentazione subita negli anni dai complessi documentari e ricostruire le relazioni tra i diversi materiali, permettendoci di orientare e programmare in maniera più scientifica e consapevole l'attività catalografica del singolo item, che veniva fatta, la scelta catalografica in precedenza veniva fatta da fiore a fiore, scelgo le foto migliori, ma era come avere le figurine sul tavolo, che dice, eri tu che lo dicevi. E quindi noi siamo molto contenti di questo lavoro che ci sta permettendo e speriamo ci possa permettere di costruire nuove rappresentazioni e narrazioni del patrimonio Alinari. Alinari è un ecosistema in cui museo, archivi e biblioteca devono essere interconnessi sia a livello di approccio metodologico che progettuale, e iniziare proprio a descriverlo insieme può essere il primo passo. Grazie. Aspetta, ti metti tu, no, facciamo così, sì. Ups. Come forse sapete, la Fondazione Zeri si è costituita nel 98-99 con l'obiettivo primario di gestire e di valorizzare la fototeca dello studioso, che era nota al momento in cui Ramentana la vedete, quindi ancora prima della donazione, come uno degli archivi fotografici più importanti del mondo sull'arte italiana. Vista l'importanza delle fotografie che aveva raccolto Zeri, che appunto vi ricordo comprendono circa 20.000 foto ottocentesche, e visto anche il valore delle fotografie come fonti per lo studio dell'arte italiana, circa il 45% delle opere rappresentate non si trova più in Italia, e per queste molte di esse non avranno mai un corrispettivo nel catalogo generale dei beni culturali legato appunto alla territorialità. Ecco, viste queste caratteristiche, ci è sembrato fin da subito doveroso affrontare appunto un sistema di descrizione non solo impostato sul singolo item, ma anche che desse la giusta importanza ai dati sul soggetto, permettendo ai fruitori di svolgere ricerche sulle opere documentate in continuità con quello che è stato l'uso delle fotografie da parte del soggetto produttore, quindi le ragioni del suo raccogliere, ordinare e classificare. Ecco. Abbiamo quindi adottato, lo vedete, un modello catalografico che è basato da un lato sull'utilizzo minimale della scheda F, quindi abbiamo adottato 113 campi rispetto agli oltre 400 della scheda F 4.0, dall'altra la creazione di un archivio dedicato, un archivio relazionato dedicato alle opere documentate, che rappresenta un'esplosione, un tentativo di normalizzazione della soggettazione della scheda F. Ecco, questa unità catalografica, lo vedete, è ispirata alla scheda A,
ma presenta campi inediti, soluzioni pensate per la ricerca, in grado di registrare e rendere ricercabile la storia attribuzionistica e collezionistica delle opere, che è l'oggetto primario dell'interesse del conoscitore, oppure evidenziare alcune relazioni tra le opere, di filiazione, ad esempio, di vicinanza, di appartenenza a un medesimo contesto, magari distrutto, disperso. Ecco, queste relazioni sono gestite in maniera piuttosto complessa, devo dire, nelle schede ICCD, e invece noi abbiamo cercato di, in tutti i modi, di semplificarle, di renderle leggibili, ecco, sul lato front-end. Ecco, nel tempo ci siamo resi conto di come questo modello non fosse sufficiente a tradurre la ricchezza, l'eterogeneità dei materiali inclusi nel fondo. Quindi abbiamo integrato nel dataset sia schede, le vedete, relative ai documenti che abbiamo rintracciato all'interno, appunto, dei fascicoli delle foto. Questi vengono descritti sulla base, appunto, dello standard ISAD livello unità documentaria, sia i record bibliografici dei cataloghi d'asta, che costituiscono la collezione di Federico Zeri, che è un'altra delle componenti essenziali della sua donazione e che rappresenta questa, appunto, collezione, la più importante del suo genere presente sul territorio nazionale. Ecco, quest'ultima operazione, che rientra nell'ottica MAB di, appunto, superamento di steccati disciplinari, è stata possibile ancora nel lontano 2016 grazie all'estrazione dei record bibliografici dall'OPAC in formato Unimark, appunto, e alla scomposizione, alla normalizzazione e all'integrazione dei dati all'interno del nostro sistema. Ecco, l'elemento che ha sempre guidato la costituzione del nostro database, anche se prima non era visibile, è stata la mappatura, l'inventario di consistenza della nostra fototeca, appunto, che restituisce la struttura gerarchica della raccolta. È sempre stato trattato fino a pochi anni fa come un archivio relazionato ad uso interno, e solo in tempi recenti questa descrizione del fondo è stata ampliata con campi e voci tratti dalla scheda FFCCD e adeguatamente valorizzata sul lato front-end, trasformandosi di fatto in un secondo veicolo di accesso e di navigazione dell'archivio al servizio degli utenti, una possibilità di esplorazione e di ricerca diametralmente opposta, dall'alto verso il basso e non come era prima solo dal basso verso l'alto, rispetto al catalogo tradizionale, che invece mette al centro, l'avete capito, l'unità documentaria. Ecco, a spingerci in questa direzione è stato non solo l'aumento di consapevolezza dell'importanza della restituzione del contesto, ma soprattutto il cambiamento strutturale che il nostro archivio ha subito, grazie all'arrivo, appunto, alla donazione alla fondazione di fondi appartenuti a collezionisti, antiquari, altri conoscitori, fotografi. Ecco, questi fondi si sono uniti alla Fototeca Zeri, hanno portato a un raddoppiamento del posseduto. Oggi sono 16 fondi quelli che gestiamo e 450.000 fotografie. È diventato quindi sempre più importante riuscire, da un lato, a comunicare in tempi rapidi i contenuti delle collezioni per rispondere alla volontà dei donatori e alla nostra vocazione di servizio pubblico, dall'altro avere uno strumento che ci permettesse di progettare le nostre campagne di catalogazione, capendo poi su quali serie, su quali sottoserie, fascicoli concentrare la nostra attività catalografica più analitica, cioè la descrizione del singolo item. L'esito di questo percorso lo vedete: Esplori Fondi, un database parallelo e collegato al catalogo puntuale di opere, fotografie e documenti, cataloghi d'asta, che consente, appunto, di esplorare anche i livelli alti, le relazioni gerarchiche che costituiscono le collezioni, ed entrare poi nel dettaglio delle varie tipologie di materiali e dei loro soggetti fino alla scheda dell'opera documentata, che rappresenta, appunto, il punto di snodo e di connessione tra tutti i record catalografici. Un altro, l'ultimo elemento che ha contribuito a definire e modificare le nostre strategie descrittive è stata la nostra partecipazione a piattaforme, a progetti di condivisione, piattaforme interistituzionali, sia generaliste come Europeana in primis, e poi specificatamente dedicate agli archivi di storia, fotografici di storia dell'arte come Pharos. Ecco, ci siamo trovati a gestire processi impegnativi di mapping del nostro dataset, che è basato, appunto, su standard ICCD, ad altri modelli, ontologie utilizzate nell'universo GLAM, direi, quindi di allineamento dei nostri vocabolari authorities e thesauris, la T, l'ULAN, VIAF, eccetera, utilizzati, appunto, soprattutto in ambito internazionale, di apertura dei dati con la trasformazione e il rilascio del nostro dataset in link open data. Si sono evidenziati, appunto, dei limiti, diciamo, e potenzialità anche del nostro modello descrittivo.
La sua capillarità e analiticità, che non ha uguali a livello internazionale, non ce li ha, ecco, da un lato favorisce il mapping e l'integrazione, questa è una prova di integrazione in Pharos, in quanto rende i dati appunto semanticamente non ambigui, ma dall'altro canto la frammentazione dell'informazione in unità minime richiesta dall'approccio ICCD è necessaria al funzionamento del CIGEC. Ecco, questo produce difficoltà a livello narrativo e comunicativo e quindi nella pubblicazione online dei nostri dati, e questo è tratto dalla nostra scheda, siamo continuamente costretti a riaccorpare campi, selezionare e riaccorpare campi per rendere le descrizioni più parlanti, più comprensibili da parte degli utenti a cui sono destinati, quindi una funzione narrativa che non è quella gestionale, che è più difficile, ecco, diciamo, porta alla necessità di ricomporre le informazioni scomposte per necessità del CIGEC. Ecco, per concludere volevamo aggiungere alcune note diciamo che possono derivare dalle nostre esperienze. Innanzitutto ribadire l'importanza della qualità del dato. Quindi un dato che rispetti la triplice natura della fotografia. Abbiamo detto un documento, appunto parte di una raccolta che si è sedimentata, ma è anche un bene con caratteristiche proprie, le caratteristiche di questo linguaggio fotografico devono essere conosciute e tenute in considerazione in sede descrittiva e, per quanto ci riguarda, è una fonte, un referente insostituibile per lo studio, appunto, e quindi punto di partenza per la riflessione in tante discipline, nel nostro caso la storia dell'arte e annessi. Ecco, poi vorrei dire che non solo la fotografia presenta un linguaggio proprio, ma anche l'archivio fotografico, in risposta appunto a quello un po' che diceva, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, funziona secondo regole che in parte possono essere diverse rispetto agli archivi cartacei. Ad esempio le relazioni gerarchiche che si individuano appunto in una raccolta di fototipi, ovviamente come per gli altri, non esauriscono la sua complessità, ma ci sono appunto relazioni orizzontali o trasversali specifiche. Penso a un archivio di un fotografo che ha raccolto le sue lastre. Questo archivio non presenta partizioni interne, non presenta appunto una suddivisione data dal soggetto produttore, è semplicemente il frutto appunto della sedimentazione del suo lavoro. Penso alla presenza di campagne fotografiche per cui troviamo appunto fotografie trasversalmente, penso alla sequenza, alla prossimità, alla vicinanza di fotografie all'interno di un fascicolo. Questa è una relazione appunto orizzontale estremamente importante dentro all'archivio di un conoscitore, che riflette appunto un uso. Penso alla presenza di positivi tratti dallo stesso negativo, magari in fascicoli molto diversi, per cui ecco tutti punti di partenza per narrazioni trasversali che appunto, come dire, relazioni che possono essere esplicitate. Ecco, poi un'altra cosa, l'integrazione tra modelli, avete visto, è un'esigenza, è di fatto già una realtà, quindi anche noi volevamo sottolineare questa cosa che appunto esistono ovviamente strumenti che ibridano gli approcci, quindi che innestano parte appunto dei moduli della scheda F su un tipo di descrizione più archivistica o viceversa, e volevamo sottolineare proprio perché si evitino soluzioni e tracciati improvvisati, cosa appunto rischio per noi molto concreto, che portano a una perdita di qualità del dato. Appunto pensiamo, necessitiamo di un indirizzo, ecco, quindi noi dal nostro punto di vista partecipiamo a questa commissione di cui si è parlato anche oggi, siamo pronti a dare il nostro contributo, ma ci aspettiamo appunto anche, diciamo, che un'impronta scientifica ci venga anche data dall'alto, insomma, per evitare questi rischi, e vorremmo anche capire quale futuro possa aspettare, ecco, le schede F e le schede FF e CCD, che sono ancora il nostro punto di riferimento, ma proprio per le difficoltà che si sono evidenziate, sia di appunto utilizzo su grandi archivi documentari, di fotografie di documentazione, sia appunto di mancata diffusione, adeguata diffusione e conoscenza, vorremmo capire se continueranno a essere il nostro modello di riferimento con cui confrontarci. Poi noi abbiamo adottato appunto soluzioni nostre originali, ma ecco, oppure se qualcosa cambierà. E infine appunto un'esigenza comune è quella della condivisione, anche questo è un tema che è già stato trattato, ma una condivisione di risorse e di conoscenze.
per agevolare e velocizzare i nostri processi descrittivi. Penso a una appunto forma abbastanza ovvia, quindi a partire da progetti scientifici fra l'altro già impostati e in parte realizzati, la costruzione di database di autorità sugli autori fotografi, continuiamo a dirlo, sulla bibliografia di riferimento, sugli eventi in cui la fotografia è stata coinvolta, ma anche processi di appunto allineamento e riconciliazione. Noi abbiamo riconciliato fondamentalmente tutti i nostri vocabolari a queste risorse terminologiche ormai di riferimento, la T, perché un'altra istituzione dovrebbe rifare lo stesso lavoro. Ecco, siamo pronti a mettere anche diciamo in condivisione questi strumenti, così come è successo per risorse digitali di grande importanza come la collezione dei cataloghi dei fotografi del Kunst, che è una risorsa insostituibile per chiunque si occupi insomma di fotografie del patrimonio, che il Kunst Historisch Institut ha messo sul proprio sito, consultabili, scaricabili da tutti, e sono uno strumento appunto essenziale di conoscenza della fotografia, almeno per il nostro settore. E ovviamente la forma più alta di condivisione è quella delle competenze, e quindi appunto ancora una volta sottolineiamo la necessità di rafforzare questi percorsi anche di formazione, in cui appunto bibliotecari, archivisti e catalogatori, esperti di fotografia storica come oggi si possono parlare e anche beneficiare delle competenze di altri settori, perché proprio diciamo nella progettazione di questi interventi catalografici possiamo arrivare ad agire con maggiore consapevolezza. Grazie. Grazie alla dottoressa Baroncini e Mambelli, e penso che l'orizzonte della descrizione archivistica, il fatto di arrivare a un determinato tipo di ordinamento, non sia sempre l'esito di una ricostruzione, di un ripristino di un ordine originario, ma spesso c'è anche un forte intervento della soggettività dell'archivista che va motivata. Insomma, penso agli archivi ad esempio personali, dove chiaramente l'ordine primigenio non è sempre così immediato. Sono degli interventi che chiaramente vanno di responsabilità dell'operatore, del professionista dei beni culturali, che interpreta la realtà e si fa mediatore. E quindi questo sicuramente. Poi non c'è solo quella via, nel senso il digitale ci offre la possibilità di intraprendere e descrivere percorsi trasversali, i più diversi, anche gli ordinamenti virtuali, cosa che la carta o l'ordinamento fisico non consente. E non da ultimo le possibilità espresse dalla soggettazione diventano un riferimento imprescindibile, fondamentale, laddove invece non siamo di fronte ad una strutturazione così definita, ecco, dell'oggetto, dell'aggregazione di fotografie che abbiamo davanti. E per quanto riguarda poi queste esperienze, ho trovato particolarmente importante e interessante il caso della Fondazione Alinari e cosa ha determinato il fatto che il patrimonio Alinari sia diventato da privato a pubblico, che è stato un cambio epocale, ma anche a livello stesso di non solo di descrizione, ma ancora prima di presa di coscienza delle specificità e della storia, e quindi della necessità di descrivere, di restituire questa storia e questa struttura che prima non emergeva, perché prima era chiaramente la valorizzazione del fondo Alinari era una valorizzazione che obbediva a logiche commerciali, e queste appiattivano completamente, avevano un suo riverbero diretto nella presentazione di queste fotografie, per cui banalmente si andava a individuare una fotografia per semplice ricerca della parola chiave, e grazie a questo sono riuscito a stampare e a mettere in casa, sopra in camera da letto, proprio questa straordinaria fotografia dei primi del Novecento di Piazza della Repubblica. Ma questo perché c'era una logica dietro commerciale che poi ha determinato e condizionato anche tutto il sistema di ordinamento. E quindi il cambiamento da privato a pubblico ha cambiato questa prospettiva, e quindi c'è una prospettiva di ricerca dietro, ecco, rimarco questo concetto di cui abbiamo parlato prima, e quindi l'importanza dell'interpretazione delle fonti.
e, come base per qualsiasi intervento di riordino, prima ancora che di descrizione. E poi, per quanto riguarda la Fondazione Zeri, prima anche in presentazione questa mattina parlavo dei best practice e di esempi MAB di digitalizzazione. Io penso che l'esperienza di della Fondazione Zeri sia esemplare da questo punto di vista, perché mette insieme diciamo la descrizione diciamo catalografica con la descrizione archivistica, e mette insieme la descrizione delle fotografie con le opere d'arte di riferimento e anche con i cataloghi bibliografici che sono indispensabili per lo studio degli aspetti legati al collezionismo di queste fotografie e al mercato della arte. Quindi penso che il fatto di esporre, esibire, presentare queste esperienze sia fondamentale proprio come esempio per arrivare a una cultura, come dicevo prima, una cultura MAB, sviluppare una cultura MAB, e quindi per questo sono importanti. Poi sono molto contento di trovare tutta questa attenzione da parte del pubblico ancora fino a quest'ora tarda, sono le 18:20, siamo praticamente ancora tutti qui, e quindi oltre alla partecipazione a livello diciamo di quantitativo, vedo anche che c'è un grado di attenzione molto alto, questo sicuramente ci fa molto piacere nell'ambito del congresso MAB. E io non so quanto tempo abbiamo per ulteriori osservazioni, 10 minuti ce l'abbiamo ancora? Sì, ok. Ai 18:30, benissimo. Allora, Anna Maria, prego. Più in generale, una domanda, vabbè, mi dispiace perché volevo fare una domanda più specifica sulla scheda trasversale, perché mi sembra che non ci sia più la rappresentante delle CCD, perché appunto volevo capire meglio perché si usa la scheda scan per quanto riguarda il patrimonio, quindi mi sembrava di aver capito che fosse un'ulteriore. Ok, una domanda generale. Stamattina c'era la dottoressa, l'architetto Moro, quindi abbiamo parlato un po' del piano nazionale digitalizzazione. Come si pongono i progetti rispetto alle linee guida del piano nazionale di digitalizzazione, allo standard METS-MIC, anche alle licenze d'uso? Visto per esempio per quanto riguarda il data management plan, proprio l'archivio Zeri è quello che viene portato come esempio, perché è tra l'altro molto utile, insomma, anche l'aver messo a disposizione una scheda compilata con l'esperienza Zeri, perché comunque aiuta chi dopo dovrà realizzare il data management plan, che è uno strumento fondamentale anche in un'ottica di memoria e conservazione di quello che si è fatto. E quindi niente, volevo capire un po' da voi qual è la relazione con le linee guida del piano nazionale digitalizzazione. Grazie. Per quanto riguarda la descrizione dei materiali degli archivi fotografici, appunto verrà utilizzata questa scheda MIDF, da quello che abbiamo capito. Sì, sì, sì. C'è stata diciamo una coincidenza, è partita questa commissione trasversale, quella presieduta da Michetti, diciamo per un ripensamento che diciamo volontariamente non è partita da una revisione di un modello, né archivistico appunto né catalografico, ma fondamentalmente ci è stato chiesto un approccio diverso, di staccarci un po', però diciamo la prospettiva temporale non è così immediata, perché nel frattempo è partito il bando diciamo del PNRR ed è stato allegato a questo modulo, che è fondamentalmente una riduzione della scheda F, che presenta alcune diciamo differenze a livello di soggettazione, un po' più semplice, molto più semplice nella scelta dei campi, sono 113 campi obbligatori, pochissimi, ma è stata pensata, e questo lo dico, diciamo come strumento di descrizione degli archivi, soprattutto di negativi delle soprintendenze che rientrano tra quelli già selezionati, per cui di fatto si tratta di lastre negative molto spesso, di appunto campagne fotografiche fatte delle soprintendenze, dove diciamo forse è stato pensato che appunto si procederà item by item
in quel senso lì, però diciamo con tanti elementi descrittivi che saranno sempre gli stessi, e quindi di fatto sono pochissime le obbligatorietà rispetto alla scheda F, e c'è stata una riduzione a un quarto, ecco, rispetto al tracciato della 4.0, da quello che abbiamo capito, però appunto non siamo noi ad averla proposta, ecco, questa scheda. Noi siamo state consultate così per testarla un po', ma non l'abbiamo proposta noi. Non so se ci sono altre osservazioni. Sì. Altrimenti sembra che sto facendo inciuci. In realtà mi aveva molto colpito, intanto grazie di questa sessione pomeridiana che è stata piena, veramente densissima, e di spunti tutti da seguire. Volevo riprendere, anche spinta dalle bellissime osservazioni di Michela Procaccia, due aspetti dell'intervento di Dario Taraborelli. Uno riguarda l'approccio illuministico ai cataloghi da parte bibliografici e crepuscolare agli archivi. Non sono per niente d'accordo, forse appunto soltanto nella costruzione delle classificazioni bibliografiche semantiche precoordinate si può parlare di illuminismo, cioè di proporre una visione del mondo. Nel caso invece della descrizione bibliografica, lo sforzo dei bibliotecari e in generale l'idea che sta sottesa a tutti i modelli e i principi, gli standard internazionali di catalogazione, è anzi porsi proprio nei panni di qualsiasi tipologia di utente e cercare di rispondere a tutte le domande che si può fare. Oggi il sogno si è spostato ancora più avanti grazie alla tecnologia, alle tecnologie del web semantico, che permettono di portare l'informazione che noi raccogliamo in sistemi strutturati, tutti noi, tutti i nostri sistemi sono strutturati, verso l'esterno, e anche di portarci all'interno in maniera facilitata tutto quello che può arricchire ciò che noi descriviamo. Per cui non dovremmo concepirla come una cosa riduttiva, dire che noi siamo l'archivista è uno che fa data entry, oppure il bibliotecario è uno che fa catalogazione, fa anche quello. È chiaro che io devo anche studiare la biblioteca nella quale sto, devo conoscerla, devo conoscerne la storia, devo conoscere il contenuto delle collezioni e capire da quel profilo, da quella fisionomia qualcosa, devo studiare la mia utenza, devo capire come rispondere. Per l'archivista è quello di costruire il contesto storico nel quale è maturato per costruire le relazioni che a livello di fondo archivistico, a livello di singolo fascicolo, di serie, eccetera, nel caso dell'archivio, a livello di... non è tanto diversa, è la catalogazione bibliografica. Io sono convinta che ambiti per l'interoperabilità e l'integrazione di tutte le informazioni utili, sia attorno a un insieme che noi chiamiamo collezione oppure chiamiamo serie, per l'archivista si chiama in un altro modo, quindi si tratta poi di confrontarli. E nel caso del singolo record, significa come dire, far convergere dati, informazioni utili, quella è un'operazione certamente altamente intellettuale. Forse l'aspirazione illuministica è quella di apportare un principio di ragione, quindi un ordine, a tutte queste cose, e allora in questo siamo accomunati in tutti questi sistemi. Non c'è crepuscolarismo, perché anche noi raccogliamo produzione di conoscenza registrata. Se vogliamo, il discrimine disciplinare è che noi ci occupiamo prevalentemente di collezioni costruite per scelta e gli archivi e prevalentemente pubblicate, cioè che nascono o diventano a disposizione del pubblico per destinazione. E che invece per gli archivisti è quello che è la documentazione dell'attività di un soggetto.
Quindi il vincolo archivistico è più stringente rispetto al vincolo bibliotecario, ma questo non significa che una collezione bibliotecaria non debba narrare una storia, come dire, che noi siamo tenuti a conoscere. Il punto è appunto che il mercato chiede livelli esecutivi e questo poi impedisce in moltissimi casi, per questo lui faceva anche un discorso che poi è stato ripreso da Michela Procaccia, dovremmo essere un po' più influenti sui produttori di software, e io sottoscrivo pienamente, ma anche partendo da un dato: Google è nato dagli OPAC bibliografici. Quindi quando appunto c'erano soldi investiti sulle professionalità del nostro ambiente, Google ha digitalizzato studiando che cosa? Studiando le biblioteche, gli archivi, le nostre organizzazioni. Se questo è vero, e poi ha finito con quel progetto perché si è reso conto che serviva comunque un lavoro catalografico per portarlo avanti, il lavoro catalografico Google non lo poteva, non lo voleva fare. Nel frattempo però ha iniziato a dare anche dei servizi, perché per esempio i sistemi di traduzione di Google sono ottimi, sono sicuramente molto migliori rispetto ad altri. Quindi noi, secondo me, dovremmo riacquistare quel ruolo che nelle stagioni migliori della storia dei professionisti del patrimonio abbiamo avuto, e che è proprio quello di innovare, di stimolare il mercato a fare quello che a noi serve, anche perché nel frattempo, e anche commettendo degli errori di percorso, abbiamo e possiamo acquisire sempre più competenza a concepire il digitale come un ambiente che deve avere linguaggi, modalità d'uso, eccetera, differenti per poter essere, come dire, ospitale come una casa, come un ambiente analogico, e non fare come si faceva nel passaggio dal testo manoscritto all'incunabolo, cioè imitare tecniche di costruzione anche dei sistemi descrittivi e di indicizzazione che imitano il mondo cartaceo. Questo naturalmente però richiede investimento sui cervelli e sulle competenze. E noi siamo anche, come dire, impegnati a lavorare insieme per queste finalità. Grazie. Infatti sottoscrivo in pieno, perché penso che non sia tanto colpa del mercato né dei privati né della tecnologia in sé. Questi sono tutti tentativi di deresponsabilizzarci, perché è la coscienza del nostro ruolo quello a fare la differenza, e quindi a prevalere rispetto a spinte altre, e quindi a evitare che il software condizioni il nostro modo di descrivere. Spesso negli archivi mi rendo conto che manca lo stesso il lavoro qualificante dal punto di vista intellettuale, più intellettuale, che è quello del riordinamento. Per scelte meramente economiche all'interno degli archivi di Stato si preferiscono, si dà la preferenza ad esempio a quelle serie che sono omogenee, i fascicoli omogenei per serie, che nell'amministrazione di Troia Maiosa, facendo lavorare spesso magari anche tirocinanti o comunque manodopera di bassa qualificazione, non qualificata, e questo alla lunga chiaramente svilisce il ruolo del professionista, del beni culturali, dell'archivista, del bibliotecario, del museologo, e quindi noi poi lo paghiamo, e quindi arriviamo a una forma poi di databaseizzazione di fatto del nostro lavoro, per cui il nostro lavoro si rischia di ridursi, appiattirsi in un data entry e basta, ma non è questo il senso del nostro lavoro. E Tiziana Serena? Vedo che l'orario è davvero sul limite. Mi pare siano state toccate delle tematiche davvero molto importanti, intrecciate, non sto a enumerarle perché mi ci vorrebbe un po' di tempo e il tempo in effetti stringe, però credo che forse rispetto a altri incontri congeneri questo sguardo duplice, triplice, MAB abbia permesso di focalizzare alcune questioni anche più concrete. Sono sorpresa di una cosa, vorrei lasciarvi con questo. Intanto la presentazione delle due esperienze, anche così
diverse di qua e di là dell'Appennino, però ha funzionato bene e credo che la Fondazione Zeri, che ormai vanta una lunga esperienza, ma soprattutto vanta il fatto, secondo me, di avere veramente realizzato dei risultati concreti, visibili e di qualità, costituisca un laboratorio sul lavoro che si può fare sulla fotografia molto istruttivo, molto eloquente, molto importante da guardare con attenzione e allo stesso tempo però come dire, anche scomodo, perché dimostra che si può fare. Si mostra che si può fare, che non è una chimera, hanno avuto condizioni particolari ma hanno avuto anche la capacità di realizzarle, di mettere a frutto, cosa che non è sempre scontata. Anche il caso Linari rappresenta una bellissima scommessa, una bellissima sfida per riuscire a gestire tutte queste complessità e in quello spazio zippato. Però questi due casi allo stesso tempo anche raccontano di un avvicinamento di un mondo della fotografia verso gli archivi e non viceversa. E io invito i colleghi archivisti, di cui insomma molta stima del lavoro, a riflettere su questa condizione, perché è una condizione nuova, a mio avviso, che lancia, può essere considerata un sasso nello stagno, creerà dei risultati, ma ha bisogno a questo punto di interlocuzioni più forti col mondo degli archivi. Quindi guardo Mirko, guardo Dario, gli altri che non conosco singolarmente, ma mi pare che si sia creato una convergenza particolare che in altri momenti storici che abbiamo evocato oggi non c'è stata, e qui forse potrebbe iniziare un percorso un po' diverso. Ho cercato di sintetizzare. Okay, mi fanno segnale di data l'orario, insomma. Comunque io mi auguro che questo congresso possa avere un esito a livello di pubblicazione di atti, perché penso che lo meriti davvero, e quindi spero che si possa, con AIB si possa trovare modo, tempo, risorse per poterlo fare.